Signore e signori, buonasera. Ho il piacere, come sempre, di porgervi il benvenuto da parte dell'Associazione Cittadina Ricreativa che organizza questa serata e sono particolarmente contento della partecipazione che finalmente ci rallegra, ci solleva dall'impegno che ci abbiamo messo in tutti questi anni. L'Associazione, già dalla fondazione nel lontano 1978, si era riproposta di portare su questo palcoscenico il più possibile tutti i generi musicali, oltre ai generi teatrali, e quindi abbiamo portato spesso musica leggera dei vari generi, jazz, musica da camera, operetta, e questa sera colmiamo una lacuna che avevamo ancora con il musical e come sempre cerchiamo di farlo nel modo più piacevole anche per i non abituati a questo genere musicale, con il meglio del musical, cioè scegliendo dei pezzi che sono sicuramente più accattivanti e più gradibili anche a chi non è abituato a questo tipo di musica. Siamo certi di poter apprezzare molti ottimi, bravissimi musicisti su questo palco. C'è stato un bel impegno organizzativo del quale devo ringraziare soprattutto Live Muse che ci ha consentito di avere la parte tecnica, il supporto musicale, tecnico, organizzativo, senza il quale non saremmo riusciti sicuramente a mettere insieme questo spettacolo. Chiedo al presidente di Live Muse di presentarci l'associazione e di dirci anche della serata. Grazie e buon divertimento a tutti. Più tardi ci sentiremo per gli auguri, spero. Grazie mille. Buonasera. Grazie di essere venuti così numerosi e grazie anche all'Associazione Ricreativa di Lana che ci ha invitati a questa serata. Io volevo solo dire due parole per spiegarvi che cos'è e chi è Live Muse. Allora, Live Muse è un'associazione di musicisti nata a Lives circa tre anni e rotti fa e che ha come finalità quella di fare musica diversa ogni volta e farla in teatro in modo da permettere alla gente di ascoltare la musica e non di sentirla passando per strada o al bar. A teatro ci si siede e la si ascolta. E questo quindi era il nostro primo obiettivo. E poi l'altra cosa particolare che abbiamo è che cambiamo tema ogni concerto. Noi ultimamente facciamo un concerto ogni due mesi e con un tema sempre diverso e con i nostri musicisti, che sono tanti, ormai raccogliamo più di 160 musicisti tra i migliori della nostra regione, e si cambiano anche i gruppi musicali che suonano insieme, cioè noi non abbiamo dei gruppi che suonano sempre insieme, abbiamo dei musicisti che si mettono insieme per le varie occasioni. Ecco, veniamo, questo è proprio in due parole, giusto per darvi un'idea di Live Muse. E questa sera abbiamo un concerto che abbiamo fatto la settimana scorsa, sabato scorso a Lives, che è dove abbiamo il nostro teatro, e come tema il meglio del musical. Quindi sul palco ci saranno quasi 40 musicisti che si alterneranno e facendovi sentire i brani scelti da noi, che riteniamo i più belli, scelti anzi dai nostri musicisti, a dire la verità, e dei vari musical internazionali che ci sono. E basta, questo è un po' tutto. E mi auguro che la serata sia di vostro gradimento, lo sarà senz'altro, perché abbiamo il meglio dei musicisti che ci sono in regione. E buona serata a tutti. Mi dimenticavo dei nostri presentatori, scusate. Allora, a presentare la serata ci saranno Ricky Weller e Monica Callegaro, che si vergogna di entrare, ma signore e signori, Monica Callegaro. Emilio, grazie della presentazione. Ringrazio anch'io Emilio, che è il padre, l'ideatore di tutto questo, e spero che qualcuno sia ancora sveglio. Sì? No? Quindi possiamo iniziare. Penso, ma di sì. Come ti sei vestita, Monica? Ti ho detto di venire elegante. Ma scusa, mi ha detto devi fare la presentatrice di Lana.
Ah, è vero. Cioè, adesso... C'è qualcuno, forse, sono svegliati, pensiero forse. Sì, sì, mi pare che ci sia qualcuno in sala. Incredibile. Sì, sì. Poi, tra parentesi, ti ho portato una cosa, perché cos'è? Natale, è Natale, sai, tu che canti le canzoni natalizie. Grazie. Ti ho portato questo che è di Lana Bouclé. No, il Bouclé no, non lo voglio. No, 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 guarda, è di Lana Bouclé, secondo me lo devi proprio ma mettere. Non lo voglio. Per le canzoni natalizie va benissimo. Tipo, how we travel the camera, sì, 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 guarda. Ma no, mai, non lo voglio, mai, mai col Bouclé io, mai col Bouclé proprio. Sei bello, sai. Come sto? C'è qualche donna in sala che... Vorrebbe farsi pastorizzare da questo. Va bene, no, rientriamo nei ranghi perché insomma... Abbiamo detto che pastorizzare non lo dicevamo questa sera. Però ecco, grazie. Ok. Aspetta, scusa che devo... la tecnologia digitale. Ecco. Allora, io penso che possiamo dare inizio a questa... Non farmi le foto, Franco, ti prego. C'ho famiglia... Non lo sanno i miei che sono concerti. È la foto di Franco col bikini rosa. Vabbè. Grazie a Franco che ci fa le foto, grazie. No, possiamo iniziare questa meravigliosa serata ricca di, diciamo, di eventi. Diciamolo che la iniziamo questa serata. Io chiamerei anche già subito i primi ospiti, sì. I primi artisti, no? Chiamiamo i primi, chiamiamo come i primi. Si dice in ristorante. Ma lo faccio io? Vai tu, tranquilla. E allora chiamerei la capogruppo di questo gruppo, appunto, che è Alessandra Pasotto. Un caloroso applauso, almeno quanto caldo io, per favore, perché... E poi chiamiamo, intanto, per il primo brano, chiamiamo Serena Vasarin. Tra parentesi vi svelo un retroscena e vorrei mandare un saluto a Daniela Peroni che purtroppo non sta bene, non ha potuto intervenire. Serena è qui a sostituire al volo, bravissima Daniela, che purtroppo si è sentita poco bene, ha avuto problemi di voce e non ha potuto partecipare, perciò abbiamo veramente una sfida meravigliosa. È una supplente praticamente, per cui voi per questa canzone qua potete far casino, c'è la supplente, per cui andiamo tranquilli. E poi chiamiamo ancora Daniel Schiavo alla batteria. Renzo Andreatta al basso. Michele Giro al pianoforte e voce. E poi abbiamo queste due meraviglie, Rinaldo Hauser ai cori. Rinaldo... Arriva dopo? Oddio, ho svelato un retroscena. No, allora, riavvolgiamo, non avete sentito niente. Tanto diamo una botta sulla testa a tutti così si dimenticano. Sì, sì, okay. Tanto da una vestita così non mi prenderete mica sul serio, infatti. No? E, allora, presentiamo il primo brano, intanto, e poi magari uscirò a dire due parole sul secondo. Il primo brano che presenterete è Take Me or Leave Me, che è tratto dal musical Rent, che è un musical che è stato ispirato dalla Bohème di Puccini, ho scoperto. E chi non lo conosce la Bohème di Puccini? La conosci? E chi non conosce Rent? I Rent, quelli che cantavano. Allora facciamo così, glielo facciamo conoscere. Glielo fanno conoscere. Facciamo conoscere. Per quello sono anche vestiti così. Sì? Ho capito, perché sono vestiti da anni 50. I favolosi 50. Anni 50. Anch'io sono vestita da... c'ho 50 anni, va bene? Sei favolosi anni 50. Grazie. Va bene, e allora adesso finiamo di dire queste cose, li lasciamo cantare, suonare? E vai col primo pezzo. Take Me or Leave Me. Every single day I walk down the street, I have people sleeping. Everybody stares at me, boys, girls, I can help it, baby. So be kind and don't waste my time. Just remember that I'm your baby. Take me for what I am, who I was meant to be. And if you give a damn, take me, baby, or leave me.
each hostage, baby, let's have fun. You are the one I choose, force will kill you, feel you choose. Your love will not know, oh, baby, so be kind and don't waste my time. I make lists in my sleep, baby. What's my sin? Never quit. I'll follow through. I am a mess, but I love you. What to do with my impromptu, baby? So be wise, cause this girl satisfies. You get the prize, but don't compromise. You won't. Mi sento un po' più fresca la faccenda. E dopo questo brano travolgente abbiamo il piacere di invitare sul palco anche dei meravigliosi coristi che sono appunto Rinaldo Hauser, finalmente lo posso presentare, eccolo qua, e poi vediamo se indovinate che musical è il prossimo. E poi abbiamo di nuovo Serena Vasarin. E poi ancora Verena Renzi. E poi abbiamo un altro partner per Alessandra che è, se siete pronti, io vado a presentare Tommy Roses. Ma sei una meraviglia. Però mi devi dare il nome del tuo parrucchiere dopo, perché dopo. Sì, è un domatore, solo a me, grazie, è un domatore di capelli, mi pare di, ne ho bisogno, grazie. Sì. Allora, avete indovinato qual è il prossimo musical che andremo ad ascoltare? C'è qualcuno che lo indovina? Beh, bravi, bravissimi, non c'è nessun premio, però la soddisfazione è tanta. E perciò ascolteremo un brano di Grease, You Are the One That I Want. Questa è la pronuncia del Texas. E poi invece, ma devo presentarlo subito anche il terzo? Lo presentiamo dopo. No, vi lascio con questo intanto. Buon divertimento! Sandy! Tell me about it, Stu. Mm-hmm.
It's electrifying. You best ship up, cause I need a man who can keep me satisfied. You best ship up, gotta understand. Tell my heart is on you. Tell me love, tell me love for me to do. You're the one I want, you are the one I want. Grandissimi. Grazie. Grandissimi. Bravo Tommy. Yeah. Brava Ale, brave le coriste. Finalmente un po' di soprattutto questa corista qui. Questa corista qui è bravissima, sì. Molto brava. Nel frattempo c'è un cambio in diretta, un po' come Fregoli, un po' come insomma si usa così. E forse questo abbigliamento così potete leggere tra le righe. Ale, potete leggere tra le righe che andiamo a trattare di un tema così. Da notare anche che è a righe senza i margini, però. Infatti parliamo di una casa, cioè non si può correggere senza i margini, vero? No, non si può correggere. Perché le correzioni vanno fatte a margine. Lei non ha i margini. Sì, però questa, senza margini. Però questa canzone parla di una casa di correzione, in effetti. Ah, vedi? Sì, c'era l'inghippo. Casa di correzione, quindi sempre caffè con la grappa, queste cose qui. Sì, assolutamente. Perfetto. Caffè corretto con due F, l'accento finale, perfetto, eccetera. E adesso vi presentiamo, non vi preoccupate. Il prossimo brano che vi presentiamo è dal musical All Shook Up e è Jailhouse Rock. Rock, 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 rock. Applauso. The one full party in a kind of jail. The prison one here and a man to wear. The band will jump in and the band will scream. Come along, Jane, and rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in a one-step block. Go dance to the jam, let's rock. Set your circles in a ball of stone. With a pal in the corner, women all alone. The band's jumping on, jumping down the sand. You shouldn't have heard that jam and sound. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in a one-step block. We'll dance to the jailhouse rock. Well, number 47 say you're number 3. You're not gonna jail, have a hand on the sea. Show no one to light with your company. Come along the jail and rock with me. Now let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in a one-step block. We'll dance to the jailhouse rock. Thank you.
in a county jail. The president was dead and never came to hell. The power dumping on the man in a spell. You shouldn't have heard that jail or shell. Let's rock, everybody, let's rock. Everybody in the whole stop rock. We'll dance to the jail, let's rock. Well, I'm number 47, so you're number 3. You're not gonna lie to get a hell of the sea. Show the world the light with your company. Coming on my day and rock with me. Let's rock, everybody, let's rock. Everybody in the whole step block. We'll dance to the jail, let's rock. Everybody in the whole step block. We'll dance to the jail, let's rock. Everybody in the whole step block. We'll dance to the jail, let's rock. Wow, grandissimi, bravissimi. Che finale, ragazzi. Grande Tommy, musica dal vivo, fantastico. Live Bose, sempre dal vivo, grazie, Tommy. I miei amici che hanno collaborato. Un applausone. E adesso una bella foto finale. Vi spieghiamo che ogni volta, noi, ogni gruppo che suona, ci facciamo un ricordo, un autoricordo, la foto di rito di tutto il gruppo. Sì, davanti, che davanti. Per l'occasione viene qui davanti ai microfoni. Noi ci spostiamo. Venite qua davanti. Ci vuole Renzo, fai un po' l'endorser anche della Fender, così fai vedere il basso. E mentre fanno l'inchino e mentre fanno la foto, voi fate un altro applauso così sapete cosa fare. Che atmosfere, che atmosfere. Ma due o tre. Bravissimi ragazzi. Grazie. Bravissimi. Bravissimi. Tra parentesi, lo sapevi che per Grease, cioè che quando John Travolta ha girato il film Grease, molto ossigenata la bionda, ragazza, la bionda, una boccata di ossigeno lei. Una boccata di ossigeno, esattamente. Sì. E quando ti stavo dicendo una cosa seria io. Che quando hanno fatto Grease? John Travolta era minorenne e per poterlo assumere hanno dovuto assumere anche la sorella che garantisse per lui. Le hanno fatto fare il coro. Perché aveva 17 anni, sì sì, lo so che adesso dormirete più tranquilli. Secondo me qualcuno è già partito, senti. Sì, sì, sì. Ok, sì, va bene. Anch'io parlo in russo di notte. Allora, parlando in russo, sì. Ci viene in mente. Ci viene in mente di cosa? Di cosa? Ci viene in mente di presentare il prossimo gruppo. No, sì che però... lo diciamo dopo. Beh, lo diremo dopo. Sì, perché ci viene in mente. La prossima capogruppo è Eva Massardi. Che viene con una chitarra questa sera. Che arriva con Fantastico. Una chitarra. Cosa ci fai con la chitarra, Eva? Bravissima, Eva Massardi. Ecco, verrà accompagnata da Davide Altieri alla chitarra. Che entra senza chitarra. Hai visto cosa ci faceva con la chitarra? E Luca Somma Campagna alla batteria. E Luca Zeni al basso. Giorgio Fiore alle tastiere. E Elisa Bucchieri e Roberta Manzini ai cori. Eccole qui, che meraviglia. Fantastica, intanto che si preparano sì. I ragazzi, Monica raccontaci un attimo da che musical sono tratte queste canzoni e quali canzoni faranno. Allora, il primo brano è un brano divertentissimo. No, c'ho due mani, okay. Le uso una per ciascuno. Io invece arrivo da Istanbul e ne ho 8 di mani, per cui... 8 mani. Esattamente. Come ti voglio bene. Il primo brano che ci presenteranno, un brano che io amo tantissimo, si chiama It's Raining Men. It's Raining Men. Ed è tratto da Priscilla, la regina del deserto, che è un film australiano del 1994, diretto da Stefan Elliott, vincitore del premio Oscar 1995 per i migliori costumi. Perché il 94 era Luca Sommacampagna, vero? Era il 95. Sì, ha vinto l'Oscar. L'Oscar del 94 per i costumi eri tu, vero? Sì. Sì, ok. Perché avevi il tanga leopardato.
Perfetto. Mi lo ricordo. Scusate, è una cosa nostra. Ecco, e tu... Come diceva Totorina. Allora... Tra parentesi, sai che questo Live Muse... Questo è Live Muse 17 bis. Sì, perciò... Quando, allora, praticamente noi stiamo, gireremo poi l'Italia, ci sarà, speriamo, ci sarà Trento, Bologna, Firenze, Live Muse, 18, 19, 20... Quando arriveremo al Live Muse, anche Roma, esattamente, dice Giorgio che è di Roma, arriveremo anche a Palermo e lì faremo il Live Muse, faremo il 46 bis. E lì ci fermeremo, sì, ovviamente. Penso io sì. Rimango. Ma insomma, adesso torniamo a Priscilla. Stringiamo perché sono già sul palco, sono pronti. E, allora, dicevamo, il ci primo brano rotti, è It's Raining Men. Ci sono rotti i coglioni. Sì, sì, ma, sì, ma Ricky! Non so se si può dire. No, anche se non si leggeva il labiale, si è sentito il resto. E il secondo brano invece è What a Feeling, tratto da Flashdance, che sicuramente ricorderete. Oltretutto è un brano composto da un nostro conterraneo. What a Feeling. Giorgio Moroder. Io vi lascio soli, io lo porto via. Vieni, vieni Ricky, vieni. Buon divertimento. No, sì? Devo dire ancora delle cose a caso? Perché sono bravissima a dire delle cose a caso. C'è l'amplificatore che fa il cattivo. Allora, presentiamo Luca Sommacampagna, che tra l'altro io farei anche un applauso perché è uno degli organizzatori del Live Muse, così vi facciamo vedere un po' assolutamente gli organizzatori. Una colonna portante. Due parole al pubblico, Luca. Due. Buonasera a tutti. Era staccata, tre sono, pensavo fosse buona e quattro. No, scusa, buon divertimento. Vabbè, bravissimo, due perfetto. Parole. Ecco. L'amplificatore come va? L'amplificatore male. Male, molto male, perché gli amplificatori fanno sempre le bizze, diciamo, come nelle migliori bizzerie di lana. Le bizze fanno. La famosa bizza margherita. La margherita, la quattro stagioni, la cinque stagioni. Ma non ci sono più le quattro stagioni. Non ci sono più le quattro stagioni. Io c'ho paura del calzone comunque. Sì, ecco, sì. No, adesso sai che dobbiamo inventarci delle altre cose finché l'amplificatore... Ma ci giochiamo tutto, viene... ci giochiamo. Tra l'altro cosa? Io mi ricordo che l'anno scorso, ragazzi, ero venuto qui anche con il mio cane femmina, un cane femmina molto alto così... Una lana, perfetto. Gli piace parecchio venire a lana. Come ti voglio bene. Sì. Sì, ma tu mi trovi in forma? Lo trovo in forma. No, abbastanza. Io a me. Ma secondo me, allora, rispetto, se si può fare un complimento a Monica, ti trovo dimagrita comunque. Sì, sì, sai perché mi hanno trovato un'intolleranza. Ah, dai. Sì, mi hanno detto che dovevo adottare una dieta povera di glutei. Ah, vedi. E così hai tolto i glutei. E funziona, ha tolto i glutei, funziona benissimo. Sergio, funziona la dieta senza glutei al mixer. Sergio Farina, che sono i suoni. E che è capace anche di toglierci farina senza glutei. Senza glutei, completamente. Garantisco. E nel frattempo abbiamo un poltergeist che si aggira per tutte le apparecchiature elettroniche della sala. Possiamo sì. Ci stiamo bruciando tutto qua. No, ma sai cos'è? È che siamo antipatici a David, no? Allora sì. David Altieri alla chitarra ci sta facendo dire tutte le battute che dovevamo dire durante la serata e ce le fa dire in questo momento. Io se vuoi leggo delle cose perché Flashdance è un film musicale del 1983, diretto da Adrian Lyne e scritto da Tom Hadley e Joe Chiricati. No. C'è una S e una Z, come si legge? Haas. Ma che cacchio di nome è? Joss Haas. Poteva chiamarsi Joe Insolvibile, scusa. Non lo so, però comunque ha contribuito molto al lancio della protagonista Jennifer Beals, all'epoca ventenne. Ce l'ha proprio lanciata, sì. Il brano portante della pellicola Flashdance, What a Feeling, vinse l'Oscar come miglior canzone del 1983. È stata composta da Giorgio Moroder, che sappiamo tutti che è un nostro conterraneo, perché è della Val Gardena. Sì, diciamo nostro conterraneo, io e Giorgio ci conosciamo abbastanza, abbiamo fatto un po' di colonne sonore, abbiamo scritto per Donna Summer, per qualche artista, io e Giorgio così. Roberta, Giorgio. Giusto? Ci hai visto anche... Ah, io c'ero. Tu c'eri anche qui. Io ispiravo.
tu eri la nostra musa ispiratrice. Sì, Roberta, sì. Manzini, ai cori, così presentiamo tutti di nuovo, fino a quando non li avete imparati a memoria. Anche Elisa Bucchieri. Nel frattempo vediamo se i dottori sono capaci di rianimare l'amplificatore. L'amplificatore. Che c'ha, come dire... ci hanno abbandonato l'acqua, così non è male come suono. Quando gli amplificatori diventano amplificabuoi, sì, vuol dire sì, che sì. C'è qualcosa che non va? È lui? È lui, cioè, quando l'ampli non va iniziano a dire al chitarrista, oh, è lui, tu guardi la chitarra e dici no, è l'ampli. Sì. Beh. Dai, fantastico, possiamo smettere di dire cose, vieni Ricky. Partiamo? Allora partiamo con la canzone, se l'amplificatore vuoi, l'amplificatore vuoi? Sì. Ha detto It's di sì. Man. Hallelujah, it's raining men. Hail Mary.
Se adesso noi minacciamo di uscire delle altre cose, secondo me funziona. Secondo me la canzone, la versione quella vera fa proprio così, così fa. Qua a certo punto c'era questo pezzo qua. Mi ricordo esattamente. Come... Sì, sì, si vede quarta riga da destra guardando da sinistra. Cosa succederà? Ci siamo? Ci siamo? O vi racconto i primi 25 anni della mia vita? Eh? Eh? Ci siamo allora? Ecco, e allora, what a feeling! What a feeling, 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 feeling!
Yeah. Eva Massardi e il suo gruppo, un po' febbricitante, grande Eva. Grazie. Sentite che voce. Grazie. Alla sinusite. Adesso puoi andare a casa a fare un aerosol. Grazie. Solo in sol l'aerosol, per accordarci. Adesso ragazzi venite qua davanti tutti che facciamo la foto di rito. Un attimo che arriva Luca, che è importantissimo. Davanti, vicino, stai attento con le mani con la Roberta, guardate che abbia tutte e due le mani che si vedano, perfetto. Bravissimi. Bravissimi. Ci vediamo al prossimo Live Muse. Allora, rifaccio entrare sul palco la mia collega Monica Callegaro, che ti piace? Ma che pettinatura hai? Che... è una pettinatura per lana. Ah. Quindi ho pensato, sei... che ti piacesse e mi sono, però se vuoi guarda faccio anche presto perché cioè viene via, se vuoi hai fame? Ma un pochettino di fame ce l'avrei adesso. Ti faccio una bistecchina ai ferri? Potrebbe un venire rovescio, abbastanza. Un dritto rovescio. Sì. Meno male che hai portato dietro i ferri del mestiere. Hai per... visto? Però vedi, se mi mangio una bistecca mi sa che mi addormento dopo. Come tra l'altro le prime sei file. E poi quando dormi? Ecco, questa è veramente... cioè proprio... no, io penso che non si era mai sentita prima. Vuoi spiegarci? Vi spiego perché russo, perché entra Francesca Russo. Ma non russerete quando la sentite cantare. Ti non piace? Vi secondo me questa battuta la senti dalla, no, dalla quinta elementare, dalla quinta media. Francesca, se vuoi, guarda, puoi usarli per prendere il sushi lì. Esatto. La Francesca ha la particolarità che ha fatto la quinta media, sono poche le persone, è una colta. Va bene. Francesca Russo, la nostra prossima capogruppo, e la accompagneranno Enrico Lombardi alla chitarra. E ancora Alex Zanol alla batteria. Ho detto giusto il cognome, Alex? Meno male. Vuoi cambiare nome? No. Alex, no, no, no. Te vuoi cambiare nome o ti va bene Alex Zanol? No, no, va bene. Va bene? Sì, va bene, sì. Okay. Di sì che non bisogna contrariarlo. Vabbè. Gianni Casalnuovo al contrabbasso e non solo. Fabrizio Perini al piano. E cosa ascolteremo? Allora, sono ben tre brani che presenterete, mm-hmm, anche voi. Il primo è tratto, li presento tutti subito, Francesca, va bene? Allora, il primo è tratto da un musical che si chiama Whoopi, che poi è stato anche un film, e si chiama My Baby Just Cares For Me. Volete che vi traduco o avete capito tutto? No, fatevi tradurre, okay, che è interessante. Come si chiama? My Baby Just Cares For Me. Che vuol dire My Baby Just Cares For Me? Ecco, non fa una grinza. Yeah. E gli altri due brani sono... I Got Rhythm e But Not For Me. Anzi, prima But Not For Me e poi I Got Rhythm. Grazie Francesca, lo sapevo che li avrei invertiti. Da Girl Crazy. Siete pronti? Il contrabbasso è pronto? Ok, il nano che c'è dentro il contrabbasso è pronto? Okay, perché dentro il contrabbasso c'è un nano che fa boom, 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 boom. Questa è la peculiarità di questa serata. Vieni Ricky, ti porto dietro a bere la medicina. Andiamo a bere la medicina. Sì. Devo... buon divertimento. Sono Francesca già le 10 meno 20. Grazie. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. Baby just cares for me. My baby don't care for cars and races.
Lee Taylor is not his style, and even Leonard Turner's mine is something he can't see. I was a fool to fall and get
kiss, I guess, is not for me. I got rhythm, I got music, I got my man who can ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my man who can ask for anything more. Old man trouble, I won't fight him, no, no, around my door. I got starlight, I got daydreams, I got my man, ask for anything more, who can ask for anything more? I got rhythm, I got music, I got my man who can ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my man who can ask for anything more. Home and trouble, I don't mind him, you won't find him. I don't mind.
grazie a tutti. Francesca Russo e la sua band. Enrico Robardi, Alex Talon, Fabrizio Perini e Gianni Casalnuovo. E il nano sta bene? Tutto ok, ok. Bene, certo, bene. Che Francesca, cantare un 17 bis è un, ti fa un po' Tommaso Buscetta, eh? Se volete accomodarvi per davanti, la foto, prego. Per la foto. Ancora un applauso meritatissimo. Viva Gershwin. Ma avete sentito che atmosfera jazz? Io, ragazzi, mi sono portato dietro il dado questa sera perché mi sembrava di essere a Broadway. I tre che non si sono addormentati hanno riso leggermente, adesso si sono svegliati quelli là dietro. Perché stasera tutto fa Broadway, per forza. E dopo questa battuta così, come dire, sagace, arguta, capace, ci inventiamo un aggettivo. Rapace. Diciamo. Un po' rapace. La battuta questa... dell'aquila, rapace. Sì. Anche un po' gufo. Anche un po' ma gufo. Chi se ne frega. Sì, sì, sì. Ho sputato, attenzione, prima fila. Sì, ecco, ecco, adesso potete, come dire, rilassarvi un quarto d'ora, ma non di più, non di più, perché tra un quarto d'ora potete tornare per vedere e godervi e ascoltare il secondo tempo di questa meravigliosa serata. Perciò pausa, ricreazione. Pausetta, accendiamo le luci e ci vediamo tra un quarto d'ora. A Live Muse 17. Tornate, tornate, tra un quarto d'ora. Yes. Thank you.
to climb and play with the sky. The people far below, the air is clear, and I can perceive the whole world is smiling. Life is sublime, and when you're dead to go up in the air and leave the earth far behind. Just for the moment, alive, so afraid, but alive, as I fall against the sky, and my heart is broken free. Ooh, 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 sweet and sweet and sweet and sweet. Bene, ci siamo? Siete tutti qui? Qualcuno non si è proprio mosso? Allora vi è piaciuto un po', eh? Io potrei chiedere di chiudere le porte, lo so che adesso è un periodo in cui tutti le aprono, ma noi le chiudiamo e ora che siete prigionieri, chiudiamo le porte e ricominciamo. Allora, bentornati intanto a questa serata live muse dedicata al musical, e vorrei presentarvi, se siete pronti. Siete pronti? Non vi vedo, però magari se vi fate sentire, vi sento. Se siete pronti, bravissimi, fantastici. Se siete pronti, io procederei a presentare il prossimo capogruppo, che è Gabriele Gallo. Un bel applauso. E con lui abbiamo Alex Bosio al basso, che era qui vicino, Marco Pellin alle tastiere, Andrea Piazza alla chitarra acustica, di là, si girami di là, Andrea Piazza alla chitarra acustica. E Carolina Biancotti alla voce. Di là, sì, scusa, io guardo. Era oggi. No, ne manca uno. Ne manca uno. Lo chiamo? Lo chiamo. Ecco, a voi una persona che non avrete sicuramente visto prima, che è Ricky Weller alla chitarra. Questo meraviglioso gruppo ci presenterà due brani, però io ve ne presento solo uno. Anche perché dopo c'è una sorpresa nel secondo.
Sì, 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 sì. Yes. Una sorpresa. Il primo brano è un brano tratto da Romeo e Giulietta, Ama e cambia il mondo, perché è la versione italiana di Romeo e Giulietta, il musical francese che ha esordito nel 2001. Dillo in francese, dillo. Non posso dirlo en français, je ne parle pas français. Lei lo sa, io so che lei lo sa. Se me lo fai leggere. Dai, te lo faccio leggere, vieni Carolina. Allora. Ecco, sentirete una vera pronuncia francese, non la mia. No, è di qua, aspetta. Cioè, non so il francese, ma non so neanche leggere, perché proprio non so leggere. Allora, siamo Romeo e Juliette. Romeo e Juliette, de la haine à l'amour. Quella cosa lì. Pensate che, ecco, posso fare il playback? Prego. Dai, vai, leggi. Romeo e Juliette, de la haine à l'amour. Mi è venuto benissimo, grazie. Neanche Carla Bruni, vero? Va bene, io penso che sia meglio se suonate. E vi lascio con questo brano meraviglioso. Meraviglioso. Il balcone. Na, 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 na. Un applauso. Grazie. Quale stella, a quale Dio devo il suo candido cuore? Si compia il sogno in fretta di Romeo e Giulietta. Combatterò se devo, abbatterò quel muro, ma se è un diritto mio, io non è solo Dio. Rinuncerò al mio nome, potrai chiamarmi amore, non sarà mai Verona del cuore mio padrona. Non sa il suo nome qual è, a quale stella, a quale Dio devo il suo sguardo d'amore. Si compia il sogno in fretta di Romeo e Giulietta, a quale stella, a quale adesso viene la sorpresa, perché io faccio il capogruppo, però sono un umile operaio. Paola Lasca, dai, su.
Con Paola suoneremo e canteremo Il cerchio della vita. Buon ascolto. Buonasera. Speriamo bene. Mai, e ogni vita lo sa.
Un grandissimo applauso a Gabriele e tutta la sua band. A te ti è già visto da qualche parte, non so. Gabriele dovrebbe fare l'annunciatore? Ah sì? Sì, va bene, va bene. Una foto bellissima a questi nostri artisti. Arriva anche Ricky che sta scavando la chitarra. Una foto, io mi sposto. Romeo e Giulietta e il cerchio della vita, il Re Leone. Grazie ancora, un applauso. E ora il momento particolare, speciale. Buonasera, arrivederci, grazie. Buonasera, arrivederci, grazie. C'è un chitarrista residuo qui. Fai finta di non esistere? Ok, ciao. Momento speciale, abbiamo un momento interamente dedicato a un'opera particolare che è Porgy and Bess e vorrei sul palco qui con me Michela Marinello, la prossima capogruppo. Buonasera, accompagnata da Mickey Lösch. È un momento particolare, ci presenteranno tre brani meravigliosi tratti da quella che in realtà non è un musical, ma un'opera moderna, un'opera lirica, che è Porgy and Bess, tre brani immortali, sicuramente li riconoscerete. Summertime, It Ain't Necessarily So, e I Love You Porgy. In ordine rovescio, allora ve li ridico. Perfetto. Aiutami Michela, ti prego. I love you, Porgy. Prima, ok. Secondo. It ain't necessarily so. E Summertime. Ecco. Michela Marinello e Mickey Lösch. I want to stay here, but I am worried. You are too distant to understand. But when I see someday I know he's coming back to call me. He's gonna handle me and address me soon.
It's gonna be like dying porky deep inside me. But when he comes, I know I have to go. I love you, Poppy. Don't let him take me. Don't let him handle me and drives me mad. If you can't keep me, I wanna stay here with you. And I be glad. Grazie. Yes. Mickey Lush. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was more, but oh my. Little David was more, but oh my. He fought big Goliath who's dying and dying. Little David was more, but oh my. Was found in a stream, and to heavenly clear. Oh, I take that gospel whenever it's possible between our dreams of sound. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls the living when no God will give in to no man who knows heaven's dream? Not for a heavenly clear. Don't have no fault. I take the gospel whenever it's possible between us of sight. Moses was found in the stream. The Moses was found in the stream. He floated on water till old Pharaoh's daughter, she fished him, she sailed from the stream. Oh, it ain't necessarily so. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. It ain't necessarily, ain't necessarily, ain't necessarily so. It 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 ain't necessarily so.
necessarily so. Grazie. The last song, Summertime. Una delle più belle ballad, anzi più belle, più famose, perché di ballad ce ne sono di bellissime, però è forse la più conosciuta, del grande George and Ira Gershwin. Grazie. And the cotton is high. Oh, your daddy is rich, and your ma is good looking. So hush, little baby. Baby, don't you cry. One of this morning, you're gonna rise up singing. Then spread your wings and you'll take to the sky, but you, the morning, there is nothing can harm you. Thank you.
such a pain, and the curtain is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is with a rookie. So hush, little baby, don't to Miki Lesch, grazie. Michela Marinello e Miki Lesch. E Gershwin. Porgy and Bess. Prego. Grazie, grazie. E siamo arrivati all'ultima esibizione, però io prima, anzi, prima di sì, no, scusate, è un momento un po'... È un momento sacro, scusate. Io mi sono pentita di tutto quello che ho fatto questa sera. Lo confesso, e ho chiamato per redimere i miei peccati la massima autorità di questa zona, la massima autorità spirituale. Signore e signori, un applauso al Dalai Lama. Molto onorevole Dalai Lama, buonasera. Il Dalai Lama è molto felice di essere qui questa sera. Sushi. No, sushi non è tibetano. No, Dalai, ti prego, Dalai, vieni qua. No, torna qua, Dalai, vieni qua. Dalai Lama, bravo. Buona serata a tutti dal Dalai Lama, vi benedice e vi auguro una calda serata a tutti, anche quella seduta vicino a voi. Ma posso illustrare, vorrei chiederti di assolvermi, cioè di benedirmi, di mostrarmi la via, e Gabriele Gallo lui. Grazie, un applauso a Gabriele Gallo. Altro prezioso collaboratore, vorrei che tu illustrassi il tuo pensiero, Dalai Lama. Te lo metto sane poi, pelle che nae ciupet. Il primo precetto è questo: la prima lana solleva e taglia il pelo. La che non ma che conae rappen. La seconda lana lo risolleva. Alle che na topelet nae ai. La terza lana lo reincarna. Questa è la teoria della reincarnazione del pelo della Dalai Lama, il pelo di lana. Nai. Sì, grazie. La mechina tome shochinae sopero chochano para chico 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 boom chopechan. Avremo il grande onore da parte del Dalai Lama di presentare la prossima band. La metto, pacchetto, pacchetto. Applauso. Batto. Basta. Batto. Batto. Sta. Batto. Sta. Batto. Sta. Due. Concentrazione. Sì. La metto parto noi. Tiago Carino, Masha Chuba e Companai. Tiago Accarino la batteria. Demo che tu me ne poi. Michelangelo Bertoldi al basso. È uguale. Racchi tu me ne hai. Tu me te ne hai poi. Niente. Niente. Niente.
Johnny Thunder, ne belle nai. Johnny Thunder alla voce. Se metto per te. Ma chi ciò fai? Andrea Mosca alle tastiere. L'impegno coci, o mi ciucamo coci come nai, bam bim 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 bim, David Altieri. David Altieri, il capogruppo di questa band. Alla chitarra. Amico, no, è snai, ciupito, ma è una sorete. E buona serata a tutti, anche a quella che è seduta vicino a voi. Dalai, dammi. Ecco. Mi sento già meglio, ovviamente. E passo a presentarvi i brani che vi presenterà questa band potentissima. I brani sono tratti da un musical, o meglio un film, mi pare di ricordare, vero David? Confermami. Musical e film, che si rifà ai grandi successi degli anni 80, giusto? E si chiama Rock of Ages, giusto? Perfetto, Dalai Lama ha funzionato, vedi che almeno. E i brani che vi proporrà questa band sono Pour Some Sugar on Me, Living on a Prayer, Here I Go Again. A posto? Siete giusto. Pronti? Ci siamo. Allora un mega applauso. Are you ready? Pour some sugar on me. Come on, get it on, give it on the soul when I'll be on phone. Going on the street, we never be seen. Going on the street, gonna be all free. Can I be your man? Sure, get it on the squeeze, and then sneeze a little more. Getting on the time while I'm knocking on the door. Sometimes, sanitize, sugar me sweet. Getting on the time while I'm be all to bottle, shake it up, let it burn up, break it up, put some sugar on me, in the name of love, put some sugar on me, yeah, I can get enough, put some sugar on me, getting dead enough, I'm hot, sick and sweet, from my head to my feet, yeah. All right. Waiting on the time, gonna come and get it on. Skizzing with no time, gonna be your phone. Down times, anytime, sugar me sweet. You better know, wanna be your dream. Gonna be your scene. About this time, giving all the time, wanna be or die. Yeah, time, any time, what is it for? Getting all the trees, gonna be or no. Yeah! Take the bottle, shake it up. From my head to my feet. All right. Got time, passion to my face.
some sugar. Grazie a tutti. Andiamo avanti con un brano di Bon Jovi, riadattato a questo musical. Questo è Living on a Prayer. Alle tastiere, Andrea Mosca. Scusate ragazzi, si è innescata la procedura di autodistruzione della tastiera. Avete bisogno del Dalai Lama? No, perché è un attimo, eh? No, meglio di no, eh? Ricordiamo che non è semplice una serata del genere, adesso è un momento di serietà. Io ringrazierei i tecnici che permettono i cambi. Non è semplice quando tanti gruppi si avvicinano sul palco. Mi sembra che siamo pronti? Ci siamo? Siete pronti anche voi? Nel frattempo il cantante ha deciso di farsi un giro. Tanto perché la serata ormai... Dai, vai. Applauso. La Dalai Lama. Esatto. È andato via per il Dalai Lama. Poi. Once upon a time, not so many lives ago. Jimmy used to walk on the docks. Channel been a strike, don't be on the lightest turn. Ooh, it's turn. See how I go down it all day. Walking for the merm, she bring on the pain. For love, ooh, for love. Since you gotta hold on what we got. It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, and that's a lot for love. We're giving a shot. Baby, it's okay. So tough. You said you gotta hold on what we got. It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, and that's a lot for love. We'll give it a shot. We'll be right back.
Living on a Prayer. Concludiamo questa bellissima serata con un brano dei Whitesnake. Questa è Here I Go Again. Where I'm going, what I'm sure, what I have been, hanging on the promises in the sands of yesterday, and I made up my mind, I don't waste no more time, here I go again. Here I go again. In the sense of yesterday, I made up my mind, I'm wasting no more time. Yeah, here I go again on my own, going down the only road I never know. Like a drifter, I was born to walk alone, and I made up my mind, I ain't wasting no more time. Just not a heart in need of rescue, only a little sweet charity. I'm gonna hold on for the rest of my days, cause I know what it means to walk alone a lonely street of dreams. Here I go again, and I made up my mind, I ain't wasting no more time, here I go again, here I go again, here I go again, here I go. To walk along the lonely street of dreams. Here I go again on my own, going down the only road I never knew. Like a drifter, I was born to walk alone, and I made up my mind, I ain't wasting no more time. Like a trip to ride.
Grazie a tutti. Yeah. E buonanotte. Tommy Roses, Davide Altieri, no, no, no. E la loro Johnny band. Thunder. Johnny Thunder. Johnny Thunder, Johnny Thunder, che gaff come si dice a Londra, che gaff. Johnny Thunder, Davide Altieri, ragazzi, la foto, Tiago, come on. Meritatissimo applauso. Tommy lo vedo qua sotto. Grandissimi. E adesso direi che non c'è più nessuno che sta dormendo tra il pubblico. No, 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 penso che si siano svegliati e perciò li possiamo anche congedare. Questo in realtà era l'ultima tranche di questa serata. Tranche è una parolaccia? No. No, tranche si può dire. Tranche è in inglese, la tranche. La tranche. Le tranche. Le tranche. Ringraziamo allora di essere stati con noi Alessandra Pasotto, Eva Massardi, Francesca Russo, Gabriele Gallo, Michela Marinello. Monica Callegaro che ci saluta in questo momento. No, no, no. Le esequie sono qui, sono Viva Lotto insieme a voi. E Davide Altieri, capogruppo di questa serata, e tutti i meravigliosi musicisti che li hanno accompagnato. Ancora un applauso, li hanno accompagnati. E ringraziamo altresì Sergio Farina ai suoni. In mezzo con la lucetta lì, con le lucette rosse e bianche. Rosse e bianche. Grazie col Sergio. Delay. Col delay. Senti il delay. Senti il delay. Che bello delay. Che bello delay. Ta, 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 ta. Ma scusa, ciao. Se è mio è di lei, se è tuo è di lui. Il mio è di lui. Esatto. Vabbè, esatto. Comunque, e ancora Gabriele Gallo, grazie. Luca Somma dietro Campagna, le Alex Lefatti che hanno lavorato dietro le quinte. Grazie a Emilio Insolvibile. Di davanti alle quinte, Emilio. Davanti alle quinte, invece, sì. E ringraziamo ancora il presidente del Circolo Culturale di Lana che ci ha invitato e grazie a voi che siete arrivati numerosi a partecipare. Siete tutti di Lana? No, nessuno è di Lana qua. Che tristezza. Andiamo via. Di dove siete? Sentiamo tutti quanti. Di dove siete? Capito? C'era un ibrido altoatesino. Di Crotone. Sapete che in Calabria ultimamente hanno scoperto che c'è uno scienziato calabrese, Tommy, ha scoperto che l'atomo è composto dall'elettrone, il neutrone e il crotone. Questo è scienza, Signore e signori, Ricky Weller. Grazie, vogliamo fare un applauso a tutti, a questa deliziosa personcina. E Monica Callegaro. Ecco, insieme siamo terribili. Vi ringraziamo di essere stati qui con noi, speriamo di vederci presto, vi diamo appuntamento a fine gennaio a Live Muse al Teatro Don Bosco di Lives, ci sarà una serata interamente dedicata a... E chi non lo sa? E chi è che non lo sa? A John Fompel, a John Breslin. Grazie, Daniele. Vedi perché ringraziamo Emilio Insolvibile. Grande, grazie Emilio. Pensavo che stesse dormendo, secondo me invece sta dormendo e ha detto Pino Daniele. Noi lo sapevamo. Eccoci. E vi salutiamo e vi ringraziamo, ma cediamo il microfono molto volentieri. È della finanza? No, no. Lo sì, sono venuto apposta per arrestarvi entrambi. Lo sapevo che andava a finire così. No, un grande applauso a loro che hanno rallegrato la serata, ma a tutti i musicisti che si sono alternati, che sono stati bravissimi, mi hanno coinvolto e vengo volentieri, peraltro approfittando di questo momento anche perché, visto la vicinanza delle feste, vi faccio a tutti tanti auguri e vi ringrazio di essere stati qui stasera. Abbiamo anche un problemino con le luci, tanto per cambiare, quindi... usciamo con un po' di attenzione perché non si riesce ad accenderle. Mettete la mano sulla spalla della persona alla vostra destra e uscite piano piano. Ognuno si faccia trascinare dal proprio vicino sperando che vada nella direzione giusta. Chiudete gli occhi e seguite il vostro animale guida come dice il Dalai Lama. Buonanotte, buon Natale a tutti. Grazie ancora, buona serata, buone feste a tutti. Take me, don't let go.
track.